incredibile. Buongiorno, sono Gabriele Coassin, di tradizione sono un artigiano fotografo, da giovane ho cominciato la mia attività come fotografo, passando poi tutte le varie fasi dell'immagine in movimento, il suono, il cinema, il video. Proprio per questo non posso considerarmi né un intellettuale della comunicazione audiovisiva e nemmeno un artista, però fin da giovanissimo mi è sempre piaciuto portare ai ragazzi la mia esperienza per quello che riguarda l'uso di questi mezzi a fini di comunicazione, cioè di essere consapevoli cosa posso dire, cosa posso comunicare attraverso questi strumenti. Ora, nell'epoca digitale, ancora di più la riscoperta della manualità, dei processi lenti della fotografia, del cinema storico, portano i ragazzi a una consapevolezza di uso di questi mezzi che altrimenti non avrebbero e si divertono pure. La velocità con cui si può ottenere un'immagine di una bellezza stupefacente oggi con telefono cellulare sembra andare a contraddire il piacere e il desiderio dei giovani invece di rimettere le mani, pasticciare con la chimica, con l'ottica, con i mezzi di una volta per un processo lento di acquisizione delle competenze. Competenze che fanno riferimento, secondo me, a una frase celebre del famoso avvocato pacifista, il Mahatma Gandhi, che è: possiedi i mezzi e le idee si realizzeranno da sole. Cosa vuol dire? Se tu hai la consapevolezza, il dominio dei mezzi tecnici che usi per fare le cose, poi hai gli strumenti per poter realizzare il tuo processo di comunicazione, altrimenti rischi soltanto una sorta di frustrazione per avere delle idee e non sapere come realizzarle. Quindi cominciamo dall'inizio. Nel momento in cui faccio vedere ai ragazzi e alle ragazze questo stranissimo pentolino, faccio un quiz e ben pochi capiscono che quello strumento che hanno in mano le ragazze è una lanterna magica e che, una volta spiegato il suo principio di funzionamento, è esattamente come un moderno videoproiettore. Solo che questo possiamo smontarlo, capire come funziona. Se smontiamo un videoproiettore siamo fritti. Da lì poi abbiamo i principi dell'animazione. 1829, ben prima che fosse possibile il cinema, ben prima che fosse nata la fotografia in quegli anni lì era ancora a livello sperimentale, non era un procedimento diffuso. Plateau si rende conto che il nostro occhio ha un fenomeno che si chiama persistenza retinica, in cui l'immagine persiste per un periodo di tempo molto breve. Se noi muoviamo le dita così velocemente davanti agli occhi, a seconda se abbiamo tanta luce o poca luce, vediamo le dita nitide oppure le vediamo confuse. Quindi, proprio da questo nasce questo strumento, il fenachistoscopio, che interrompendo la visione di questi disegni per delle frazioni di secondo, quando li guardiamo attraverso queste fessure, permette di fare dei disegni in sequenza che ci fanno percepire in maniera molto chiara l'immagine in movimento. Quindi una serie di 12 immagini fisse che creano un'immagine in movimento. E poi abbiamo il prassinoscopio, 1877, che usando un sistema a specchietti permette ugualmente di fare una sequenza di immagini. Oggi si può trovare facilmente in una confezione giocattolo, che è questa qui, e utilizzando dei vecchi CD o DVD bianchi, printable di scarto, si possono dividere in tanti segmenti e creare delle sequenze di animazione che adesso vediamo. Da questo principio noi facciamo capire ai ragazzi che anche gli strumenti successivi sono la base necessaria per imparare i principi dell'animazione, tant'è che poi, quando faranno l'animazione digitale, saranno molto più consapevoli e precisi nella sequenza dei movimenti. Cioè, nasce il desiderio di catturare la figura delle persone.
e c'erano i pittori bravi con un bel colpo d'occhio che facevano il ritratto di una persona e quelli un po' meno capaci che dovevano approfittare della luce al tramonto che arriva di lato e può illuminare il profilo di una persona, proiettarlo su una parete oppure accendere una candela, una lampada a olio e proiettare l'ombra della persona su un foglio e disegnarlo. E questo facciamo fare ai ragazzi. Prima della fotografia, come si catturava l'immagine? Semplicemente disegnando e ritagliando il profilo di una persona. E ovviamente la cosa viene molto divertente perché facendo questo ritaglio che vedete in mano si può ricavare una parte del foglio da mettere su un fondo colorato ottenendo il negativo e il positivo. Possiamo far fare ai ragazzi delle esercitazioni che portano a osservare se stessi da un punto di vista nuovo, ovvero cercare di indagare cosa può dire la propria ombra. Quindi facciamo fare ai ragazzi le fotografie delle proprie ombre in maniera tale che rappresentino se stessi non solo come figura ma anche come emozione, anche come espressione di se stessi. E vengono fuori delle cose sorprendenti di cui adesso possiamo vedere solo pochi frammenti. Incredibilmente però, se la fotografia diciamo diventa un fenomeno di massa nel 1839, già prima, quasi 7-8 anni prima, era nata la stereoscopia. E qualcuno può dire, ma come fa a nascere la stereoscopia se non esiste la fotografia? È nata, come per l'animazione, è nata con i disegni. Poi, in realtà, una volta che nasce la fotografia, attraverso macchine fotografiche con due obiettivi, è possibile catturare e riprodurre l'immagine con un senso di profondità. E proprio con questa macchina qui, mettendo dentro un semplice foglio di carta fotografica, abbiamo fatto delle fotografie stereoscopiche a scuola in cui l'elemento sicuramente più sorprendente per i ragazzi è quello di prendere questa fotografia, metterla dentro in un visore, un VR box di quelli che si usano adesso, con il telefono cellulare messo dentro per vedere le scene tridimensionali anche in video e capire che questo strumento di 100 anni fa riproduce perfettamente il senso di profondità e tridimensionale che oggi ci è familiare. E poi riprodurle e vederle con gli occhialini anaglifi che vediamo qui nei nostri gruppi. Il procedimento di sviluppo delle fotografie è molto interessante per i ragazzi perché richiede concentrazione, attenzione, conoscenze di chimica, di fisica, eccetera. E uno di questi, tra i più antichi, è quello della cianotipia. Siamo nel 1842 quando prende piede, 43 quando una signora, Anna Atkins, fa il primo libro fotografico della storia e funziona così. Si mette questo prodotto chimico sulla carta in un ambiente oscurato, si applica sopra un oggetto, una foglia, qualsiasi cosa che tolga un po' di trasparenza. Vedete, questo è un torchietto di legno proprio di quegli anni là, di metà dell'Ottocento, che veniva utilizzato appunto per fare le stampe a contatto. Il risultato, dopo un'esposizione al sole tra 10 e 15 minuti, è che resta un'impronta bellissima di ciò che abbiamo messo sul foglio. Nei nostri incontri facciamo prima un incontro con un botanico o un naturalista che spiegano ai ragazzi quali sono le essenze di quel luogo, di quella stagione, poi vanno a cercarsi le piante, i fiori che gli interessano, fanno la loro impronta e alla fine della giornata ognuno ha il proprio libretto fatto a fisarmonica con una bella copertina in carta marmorizzata e si porta a casa mettendo sotto ogni essenza il nome, il luogo, la data, eccetera, eccetera. Quindi qui abbiamo sia un elemento di formazione sui principi della fotografia antica, antichi procedimenti, sia di tipo naturalistico. Per quello che riguarda la fotografia con questi strumenti qui, vecchia macchina banco ottico, questa è stata prodotta tra
fine 800 e i primissimi anni del 900, è quella con cui facciamo la sfida. Viene più nitida una fotografia fatta con una macchina di 100 anni fa o con un telefono cellulare di adesso. Allora, mettiamo una bella lastra in un apposito contenitore che si chiama chassis. Scegliamo nel gruppo il mister e la miss della classe, del gruppo, da fotografare mezzo busto, e contemporaneamente 1, 2, 3, tac, si scatta la fotografia sulla lastra della vecchia macchina fotografica e col telefono cellulare. E poi confrontiamo, mettiamo il telefono cellulare dentro nell'ingranditore fotografico, in camera oscura, ingrandiamo l'immagine. E cosa viene fuori? Che l'immagine fatta con la vecchia lastra, ingrandendo un dettaglio del volto o degli occhi, ci restituisce certo una piccola granulosità fatta dei granuli d'argento, ma molto più nitida di quello che sono i pixel dell'immagine digitale del telefono. Quindi 1 a 0 per la vecchia fotografia fatta con gli strumenti di più di 100 anni fa. Sulla fotografia si potrebbe fare un sacco di altri esempi. Noi invece facciamo una sfida con i ragazzi facendo lo stesso ritratto, quindi la stessa dimensione, col telefono cellulare e col teleobiettivo di una reflex. A volte ci capitano dei ragazzini molto piccoli che, per riuscire a arrivare all'altezza delle compagne un po' più grandi, devono salire su una sedia per fare la foto. Ecco qua. A sinistra vediamo questa simpatica ragazzina che è venuta anche lei a fare le prove, che è più simile al grillo parlante di Pinocchio, e a destra la stessa, sembra quasi impossibile che sia la stessa, nella stessa situazione, fotografata invece con un teleobiettivo. Quindi a sinistra fatta col telefono cellulare, a destra con la macchina fotografica. E da qui si apre un mondo su tutto quello che è il significato della prospettiva, dell'ingrandimento, delle ottiche, eccetera, eccetera. Incredibile.